Allora, su circa 5 o 6 metri medi di spessore, sì, almeno l'80%, il 70% è totalmente permeato dall'acqua. Sopra il luogo la discarica dei veleni di Bussi per il presidente della Camera, Laura Boldrini. L'incontro organizzato da SEL puntava ad un intervento da parte del governo sul caso che ancora resta aperto, quello della bonifica di un'area sotto sequestro dal 2007. Dopo aver ascoltato la relazione del direttore tecnico dell'ARTA, Giovanni Damiani, e del sindaco di Bussi, Salvatore Lagatta, queste le sue dichiarazioni. Presidente, l'Abruzzo fa un appello al governo per essere sostenuto. Che pensa di poter fare? Io adesso sono qui proprio per riuscire a, come dire, dare più visibilità a una situazione che effettivamente è stata trascurata e che continua a permanere con le sue criticità da anni. A me sembra doveroso fare tutto il possibile anche da parte di un'istituzione come può essere appunto la Presidenza della Camera. Io cercherò di incaricare le commissioni competenti, ma anche di sollecitare il governo a che si possa divenire prima possibile a stanziare fondi necessari per riuscire a dare una risposta non più rinviabile, perché mi sembra che la tempistica sia talmente evidente, cioè qui c'è un deficit di decisione da parte di tutti, cioè non è possibile rimandare, rimpallare e non arrivare a decidere quando in mezzo c'è la salute dei cittadini. Quindi, per quanto di mia competenza, cercherò di fare tutto il possibile per evidenziare questa situazione e per fare in modo che si arrivi a fornire gli strumenti necessari intanto per mettere in sicurezza, che è la cosa più importante, che non può essere più procrastinata, e poi per fare tutto il resto, cioè la bonifica, capire anche quale utilizzo, poi quale destinazione per questa zona, ma comunque diciamo che il tempo è scaduto. È stata una visita breve dovuta alla lunga lista di incontri previsti per questa giornata, ma il presidente Boldrini ha ascoltato tutti i tecnici, gli amministratori locali ed ha posto domande e commentato una situazione che definisce grave e che richiede immediato intervento da parte del governo. Quindi mi faccia capire, ma le falde più sotterranee quindi sono anche colpite? Sì, fino a 100 metri. Fino a 100 metri. Al termine della visita ha voluto inviare un messaggio ai residenti e alla popolazione che per una quantità imprecisata di anni ha bevuto acqua avvelenata. Io invito tutti a farsi parte attiva, costruttiva nella ricerca delle soluzioni. La protesta e poi però anche l'operatività e la capacità di fare sintesi.